contento di quello che ho svolto ieri sera a Santo Stefano di Camastra, perché ho realizzato tanti di quei video e tante di quelle fotografie che la gente ha pensato bene di bussarmi sempre alle spalle per avere delle fotografie fatte. Bene o male, io non sono un fotografo professionista, semplicemente sono un appassionato videomaker, però queste cose mi fanno tanto piacere perché vuol dire che la gente apprezza tanto quello che faccio. Quindi, di conseguenza, vi lascio, diciamo, alla sequenza di immagini, video, suoni e foto. E chiunque avesse visto, insomma, mi avesse fermato per strada chiedendo delle fotografie, semplicemente basta che mi scrivete in privato, io ve le manderò gratuitamente perché sono sempre senza scopo di lucro. Quindi, come l'associazione no profit, no? Come le ONG. Va bene, dai, nulla, continuo, proseguo e. Sono stato invitato qui al vecchio casale che si trova a San Fratello, e non è altro un antico casale dove hanno instaurato una bellissima location per formare così un agriturismo, e non credo di aver mangiato abbastanza bene. Come primo abbiamo mangiato un piattone enorme di maccheroni a sugo con tantissima carne di pecora, buonissima carne di pecora fatta bollita, e con il sugo, con il ragù, assume un sapore veramente buono. E come secondo abbiamo preso poi un assortimento di carne di maiale insieme a carne di agnello, altrettanto buonissima. Per cui, se siete da queste parti, San Fratello, provincia di Messina, avvicinate perché ne vale veramente la pena, che le delizie sono fantastiche. E poi in più potete anche mangiare qui dove sono attualmente ora, per diciamo all'aperto, per deliziare insomma il palato, insieme anche ai rumori, ai suoni, ai sapori e all'aria della natura. Quindi molto consigliato. Venite qui, l'agriturismo si chiama Al Passo dei Tre Santi ed è un agriturismo che penso sia veramente utile per tutti, soprattutto se volete farvi una bella pancia, bella grande. Mia mamma mi ha raccomandato di non fargli fare brutta figura, perché altrimenti poi pensa che lei la spesa a casa non me la fa, perché ovviamente le cose buone io le mangio, e quindi magari può passare come bruttissima figura, dice vabbè guarda a casa non mangia, mangerà qua sempre fuori. Quindi vabbè, comunque detto questo, il canale di viaggi continua e vi racconterò molto presto anche quello che succede qui a San Fratello, va bene? Quindi detto questo, sì, diciamo, sembra che sono un pochino con un sottofondo con un green screen, ma non è così, questa è tutta la verità. E così è dove praticamente mangiate durante l'estate in questo posto, Al Passo dei Tre Santi.